US Open, ai quarti Federer e Nadal. Del Potro rimonta TM. Roger Federer approda ai quarti di finale degli US Open 2017 in crescendo di condizione, battendo in tre set il tedesco Philipp Kohlschreiber. Sfida sempre in controllo per il fuoriclasse svizzero, agevolmente avanti di due set dopo poco più di un'ora di tennis, poi abile a chiudere i conti nel terzo in volata, con lo score di 7 giochi a 5. Permangono comunque dubbi sullo stato della schiena di Federer, oggetto di medical timeout nella pausa tra secondo e terzo parziale. Il Federer visto in sessione serale sull'Arthur Ashe è parso piuttosto in palla, ma dovrà cambiare ulteriormente marcia in vista dei quarti di finale, in cui incontrerà Juan Martín del Potro, nella riedizione della finale 2009 di Flushing Meadows. Il giocatore argentino ha infatti esaltato il pubblico newyorkese rimontando Dominic Thiem, testa di serie numero 6 del seeding, nel match più atteso della giornata. Sotto di due set, vinti nettamente da Thiem, Del Potro inizia a sfondare con il dritto, che neanche un gran difensore come l'austriaco riesce a contenere. Nel quarto parziale l'argentino si ritrova sotto 5-3, con Thiem che serve per il match, qui l'austriaco accusa un grave passaggio a vuoto, si fa recuperare, perde malamente il successivo tie break e si consegna a un quinto set che diventa il regno del suo avversario, trionfatore in un match durato oltre 3 ore e mezza di gioco. Juan Martín del Potro. Impiega molto meno tempo invece Rafa Nadal a sbarazzarsi di Alexander Dolgopolov. Il mallorchino, impegnato in sessione diurna sull'Arthur Ashe, dimostra di star salendo di livello con il passare dei turni, come ormai abitudine consolidata, non lasciando spazio all'estroso ucraino. Nonché partita in questo ottavo di finale, con lo spagnolo che domina di forza a tutto campo, concedendo la briciole, solo 7 giochi, al suo avversario, e confermandosi come il favorito numero 1 nella corsa al titolo. In quarti di finale il mancino di Manacor troverà a sorpresa il russo Andrei Rublev che, dopo aver eliminato Grigor Dimitrov, ha fatto fuori ieri anche il belga David Goffin, testa di serie numero 9 del tabellone maschile. Tennis solido quello di Rublev, che ha costretto Goffin alla resa in tre set, decisivi i primi due parziali, estremamente combattuti, vinti entrambi da russo, con lo score di 7-5 e 7-6, tie break equilibrato, 7 punti a 5. Nadal, 1, Dolgopolov 6-2 6-4 6-1. Goffin, 9. Rublev 5-7-6-7-5-3-6. Federer, 3, Kohlschreiber, 33, 6-4-6-2-7-5. Del Potro, 24, Thiem, 6, 1-6-2-6-6-1-7-6-1-6-4.